Assessore Sciarli, oggi per la celebrazione di San Giovanni Gualberto, patrono dei forestali d'Italia, anche una rassicurazione da parte della Regione, cioè il corpo forestale regionale non solo non verrà soppresso, ma nemmeno, diciamo così, assorbito da quello statale. Beh, intanto prima di tutto un ringraziamento alla Guardia Forestale Regionale, a tutte le famiglie che oggi sono presenti per il lavoro straordinario che fanno nel corso dell'anno. Poi credo che fosse doveroso da parte dell'amministrazione regionale e dell'assessore dire subito delle parole chiare in tal senso. È chiaro che ci sono delle riforme importanti in discussione in Parlamento, a nessuno sfugge la necessità di queste riforme per il Paese, di razionalizzazione anche di alcune strutture. Per quanto riguarda questa regione, però, il corpo forestale non solo rappresenta una parte della nostra autonomia e specialità e quindi anche della nostra scelta autonoma, ma rappresenta anche un asse, uno strumento fondamentale per la politica forestale e agricola della nostra regione. Quindi noi abbiamo l'intenzione di non entrare in un percorso di riforma che veda il superamento del corpo forestale, ma anzi di rilanciare il corpo forestale come strumento fondamentale per le nostre politiche forestali. Ecco, in questo senso la riorganizzazione che è partita dai primi mesi, diciamo, del 2015 sta cominciando a dare i suoi frutti, ma deve continuare. Noi abbiamo fatto una riorganizzazione anche molto forte, che sicuramente può aver trovato anche delle contrarietà, ma credo e crediamo che debba essere chiaro l'obiettivo centrale di questa riorganizzazione, è ridare centralità al corpo forestale e soprattutto ridare centralità alla sua presenza sul territorio nella prevenzione prima che della sanzione della tutela ovviamente della natura, ma anche di un corretto commercio del legname e dello sfruttamento delle risorse delle nostre montagne. L'obiettivo della riforma è razionalizzare e semplificare, ma soprattutto ridare centralità alla presenza sul territorio da parte dei nostri agenti di guardia forestale. Teniamo presente che sono, proprio per la loro capillarità, il primo messaggio, addirittura il primo esempio della presenza dell'istituzione regione in tantissime comunità e in tantissime zone montane. Noi crediamo che la loro presenza, la loro capacità di relazione con i territori e con le istituzioni debba tornare ad essere più forte, perché così riusciamo veramente a mettere in campo una politica forestale moderna.